Salve ai web spettatori di NanoTipo, siamo con il sindaco di Frattamaggiore Francesco Russo, proprio fuori al comune, a margine di un incontro di presentazione di un libro del divertentissimo Montecitorio. E con il sindaco però vogliamo affrontare la questione delle primarie del Partito Democratico. E primarie un po' discusse, Bersani come dire ha rinviato l'Assemblea Nazionale e anche come dire dai nostri territori sono arrivate voci critiche sul meccanismo delle primarie quali quelle di Enzo Del Prete. Lei cosa ne pensa? Nello specifico su come siano andate queste primarie e su quello che sia il meccanismo delle primarie stesse, lo condivide così come sono? Ma bisogna dire innanzitutto, buonasera a tutti, bisogna dire che innanzitutto con queste primarie certamente il PD napoletano ne esce con le ossa rotte. Ne esce con le ossa rotte per tanti motivi. Uno è che il segretario provinciale viene rimosso, viene mandato un commissario direttamente da Roma, perché insomma ci sono state delle affermazioni gravi, di tremante, prima che si pronunciasse il collegio di garanzia. Esatto, insomma, al di là voglio dire di quello che è successo, insomma, di quello che si legge sul giornale, di quello che si sa ufficialmente, degli eventuali brogli o quant'altro. Comunque voglio dire, il segretario provinciale è il segretario provinciale di tutti coloro, di tutti i candidati del PD, cioè di Oddati, di Cozzolino e di Umberto Ranieri. Quindi personalmente questa eccessiva eccessivo tifo del segretario provinciale per una parte del candidato provinciale personalmente non l'ho proprio condiviso, perché il segretario provinciale è il segretario provinciale, insomma doveva vivere la vicenda in maniera molto più diciamo sportiva e non da tifoso. Questo è stato diciamo uno degli errori, insomma, avendo pure io fatto il segretario del Partito Democratico, devo dire, a Frattamaggiore, insomma, diciamo, avrei gestito diversamente quello che è successo. L'altro nodo importante, nevralgico, è diciamo, il concetto di primario, che nello statuto stesso del Partito Democratico, nello statuto nazionale del Partito Democratico, lascia comunque delle ambiguità particolari, insomma, delle interpretazioni diciamo, come dire, strane, che comunque sono primarie aperte a tutti, cioè primarie non aperte voglio dire agli iscritti, ai tesserati, ma aperte a tutti i cittadini. Anche ovviamente alla società civile, voglio dire, di quel territorio dove praticamente si svolgono. Quindi ovviamente stando così le cose in maniera con delle regole molto aperte, molto diciamo permissive, ecco, per usare un tono molto diciamo sobrio, è ovvio che si possono insinuare dubbi, sospetti, insomma, e si possono insinuare da parte degli eventuali perdenti delle deduzioni non molto belle, quale è successo ovviamente, come quelle che sono successe nella vicenda napoletana. Ma lei è uno dei pochi sindaci che con questo vento di centrodestra che continua ancora è riuscito a vincere in una città del napoletano e anche con una maggioranza abbastanza vasta. È un'anima del PD e anche molto rilevante a livello provinciale. A suo modo di vedere, mi scusi, secondo lei quali sono gli scenari futuri che si aprono adesso nel Partito Democratico napoletano? E in particolare volevo sapere da lei, è possibile o meglio, secondo lei è necessario a questo punto che il Partito Democratico si apra anche alle voci della periferia? Io credo proprio di sì, perché personalmente ci sono tanti sindaci di centrosinistra che lavorano bene, c'è Frattamaggiore, c'è Crispano, ci sono comuni, Casavatore stesso, insomma, ma comuni che lavorano veramente bene, quindi non solo un sindaco di centrosinistra ma una maggioranza di centrosinistra. Proprio notizia ovviamente diciamo di questi giorni, di uno o due giorni fa, della sfiducia per esempio al sindaco di Melito, insomma, l'amministrazione è stata commissariata, c'era un'amministrazione di centrodestra. Questo significa che c'è più un senso voglio dire, di responsabilità, di attaccamento al territorio, alla salvaguardia insomma di quello che è stato ovviamente l'esito elettorale, ma soprattutto qui a Frattamaggiore 9 mesi fa, insomma, con la vittoria al primo turno, che ci rende responsabili e consapevoli delle problematiche che ci sono sul nostro territorio e ovviamente ci danno quella spinta maggiore a lavorare quotidianamente insomma con tanta fatica. Io credo che il PD, anche napoletano, ma quello provinciale e perché no anche quello regionale, deve
trarre spunto da quello che sono veramente il lavoro ben fatto, i benefici che portano ovviamente i sindaci, l'amministrazione di centro-sinistra, dei comuni ovviamente più piccoli, quali anche quello di Frattamaggiore, voglio dire Casavatore, insomma, e tanti comuni ovviamente amministrati così bene, affinché questi momenti positivi, questi fattori positivi possono essere da esempio, da momenti importanti, affinché anche il PD provinciale, il PD ovviamente regionale possa trarre spunto da questi momenti, positivi. Insomma, è giunto il momento, il PD nazionale, i vertici sentono la base, iniziano a confrontarsi con la base. Ma veramente ci sono, poi per non parlare di sindaci che ahimè hanno dato anche la vita, insomma, voglio ricordare la figura di Angelo Vassallo, insomma, sindaco ovviamente di centrosinistra, sindaco che per la difesa del proprio territorio, per la legalità, contro tutte le legittimità, contro tutte le speculazioni edilizie che si volevano fare sul proprio territorio, addirittura vuol dire, ha perso la vita, è citato come esempio dall'ANCI, vuol dire in tutta Italia, da Canicattì, voglio dire, ad Aosta. Quindi voglio dire, di esempi belli, bellissimi, insomma, di ottima politica, di buona politica, di buona amministrazione di centro-sinistra, ce ne sono veramente tanti. Basta non chiudersi nel proprio castello, basta non tirare su il ponte elevatoio, basta aprire uno sguardo, voglio dire, affacciarsi alla finestra, voglio dire, anche di una grande metropoli qual è Napoli, o dalla regione o dalla direzione regionale del PD regionale della Campania, per guardare che veramente, insomma, ci sono, come dicevo prima, ottimi esempi, ottimi spunti per farne proprie, per cercare praticamente di ripartire da quei territori come Frattamaggiore, che stanno in trincea quotidianamente, per far sì che praticamente il PD diventi veramente un partito solido, un partito vicino alla gente, un partito che ascolta quotidianamente ovviamente le esigenze della collettività. Quindi chiudiamo con l'invito del sindaco Francesco Russo, che fa al proprio partito a ascoltare ovviamente la base e non decidere più nei vertici. Ringraziamo il sindaco Francesco Russo. Grazie a voi. E salutiamo tutti i web spettatori di Nano TV.